Ora faccio un'altra strada e se devo andare in stazione prendo l'auto o chiamo un taxi. Al flash mob di Fratelli d'Italia c'era anche la vittima dell'ultima rapina consumata nel sottopasso che dalla zona del monumento alla Resistenza nel comune di Pesaro conduce ai Cappuccini. La donna che ieri ha riportato la sua testimonianza era stata accerchiata da un gruppo di ragazzi che domenica scorsa, in pieno pomeriggio, le avevano strappato il ciondolo d'oro che portava al collo. Mi sono spaventata molto. Non mi era mai capitato una cosa del genere, ma poi sono stati rapidissimi, a parte il valore dell'oggetto, vabbè, pazienza, ma è stata la violenza, ecco, che mi ha dato fastidio. Un grave episodio che per Fratelli d'Italia e per il consigliere regionale Nicola Baiocchi riporta sotto i riflettori una situazione diventata insostenibile. Infatti risale a meno di 6 mesi fa l'ultimo sit-in inscenato all'ingresso del parco Miralfiore, sempre per denunciare i problemi di sicurezza tra droga e criminalità. No, ci ritroviamo un'altra volta qui, ci ritroviamo con le stesse persone. Speravamo che prima o poi questa situazione venisse risolta, chiaramente capiamo la difficoltà di affrontare questi problemi, quindi sempre massimo sostegno comunque sia alle forze dell'ordine, all'impegno che ci mettono. Sappiamo la carenza cronica di personale, però si deve necessariamente trovare una soluzione condivisa tra forze dell'ordine, amministrazione locale, affinché questo posto torni ad essere un posto vivibile. Non è possibile che le persone abbiano paura di passare in questo sottopasso, di recarsi alla stazione o di mandare i propri figli a prendere il treno o l'autobus come pendolari. Quindi è ora veramente di finirla e di trovare un sistema che possa riportare questo pezzo della città bellissimo, che è un ingresso della città, che possa essere veramente riportato alla gestione e al controllo da parte delle forze dell'ordine a favore di tutti i cittadini. Al fianco di Baiocchi, tra i vari cittadini ed esponenti di partito, anche il consigliere comunale Daniele Malandrino. Che non vorremmo manifestare, perché ci piacerebbe che venissero risolti i problemi di questa zona, che ormai è nota a tutti come triangolo delinquenziale, perché sappiamo Parco della Resistenza, stazione, Parco Miralfiore, e avvengono continuamente atti delinquenziali, malgrado l'impegno delle forze dell'ordine, ci terrei a sottolinearlo, perché spesso fanno delle retate, cercano di tenere la zona sotto controllo, però a mio avviso ci vorrebbe una volontà politica diversa. Tutte le promesse fatte da sindaco e da assessore competente di mettere in sicurezza la zona, sia anche con delle opere che la rendano più fruibile e quindi più frequentata, mi sembra che siano state inattese fino adesso. Perciò noi protestiamo anche contro questo fatto qui.